Il vice direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Luigi Savina, ha ricevuto oggi l'onorificenza dell'Ordine al Merito, il Guido II degli Aprutini, dal rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola, nel corso di una solenne cerimonia nell'Aula Magna Benedetto Croce. Il prefetto Luigi Savina, nato a Chieti, si è laureato circa 40 anni fa nella città di Teramo, per poi intraprendere la sua importante carriera. Un riconoscimento che prendo io come Luigi Savina con grande onore, perché 40 anni fa, il 16 marzo 79, mi sono laureato in questa università, ma nel prendere questo riconoscimento, questa onorificenza, così come ogni altro che mi è stato dato, io ricordo tutti gli uomini che hanno lavorato con me, perché per me è fondamentale il concetto e la squadra. Tutti quanti assieme si riesce a fare un ottimo lavoro. Il vice direttore ha anche fatto il punto della situazione sull'argomento sicurezza nella nostra regione. È percepito come ogni regione italiana, viene guardata con grande interesse, con grande attenzione. L'esperienza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Capo della Polizia, di tutto il Dipartimento fa sì che noi attenzioniamo ogni parte del territorio. La storia ci ha insegnato che non bisogna aspettare un segnale di criminalità, ma bisogna prevenire, bisogna lavorare bene, bisogna mandare gli uomini, bisogna mandare i servizi straordinari quando c'è bisogno, e in questo mi sento di poter rassicurare. C'è la massima attenzione ogni territorio e quindi anche in Abruzzo. Le ultime indicazioni statistiche pubblicate dai giornali appena qualche giorno fa ci fanno ben sperare, perché c'è una diminuzione complessiva dei reati in tutta Italia. Questo non fa diminuire la nostra attenzione, che è sempre molto alta. Si è imparato da tempo che meno reati ci sono, più bisogna stare attenti, bisogna migliorare la performance. Oggi qui rivedrò il procuratore generale, ricordo giovane sostituto a Pescara negli anni 90, quando c'è stato un primo tentativo di aggressione di natura mafiosa verso l'Abruzzo, la risposta però data all'autorità giudiziaria da noi investigatori con una serie di provvedimenti di cattura per 416 bis, quindi attenzione c'è sempre stata massima.